Se l'amore è reciprocità e attenzione verso il prossimo, ecco a Palazzo Comitini, sede della città metropolitana, il presepe che diventa esempio di partecipazione attiva realizzato dai ragazzi speciali dell'associazione Pro H Ollus. Oltre 100 statuine plasmate con materiale povero, curate nei dettagli, hanno preso vita nel cortile del Palazzo Istituzionale, quale simbolo di inclusione sociale, affinché non solo a Natale, ma anche durante il resto dell'anno, vengono abbattuti muri e distanze. Questo presepe non è stato fatto quest'anno, questo presepe è stato realizzato negli anni dai nostri ragazzi con materiale povero, ovviamente argilla, utilizziamo DAS, sughero, paglia, e molto cartone, quindi materiali poveri, ma grazie all'aiuto degli operatori questi ragazzi hanno realizzato queste splendide statuette. Per noi sono fantastiche. Fantastiche perché intanto è un lavoro che ha visto oggi l'evolversi di un lavoro fatto negli anni, e quindi riuscire a presentarlo qui nella splendida cornice di Palazzo Comitini per me è motivo d'orgoglio, perché mi permette di dare un messaggio a loro in prima persona, cioè che è quello che, anche se non hanno possibilmente, sono dei veri e propri normodotati, con l'aiuto e il supporto di noi, volontari, associazioni, istituzioni, possiamo renderli quasi normodotati, quindi persone normali, e quindi possono realizzare tutto quello che vogliono se troviamo il supporto giusto. E devo dire che grazie all'aiuto del capo di gabinetto, ma soprattutto del nostro sindaco Roberto Lagalla, che ci permette di rappresentare questo splendido presepe, diciamo che raggiungiamo un bellissimo obiettivo, che è quello di per loro dimostrargli che sono bravi anche loro e quindi possono arrivare ovunque, come dicevo prima. Abbiamo voluto con forza questo presepe all'interno di Palazzo Comitini, realizzato proprio da loro. Ogni singolo personaggio è stato fatto con le loro manine, quindi per noi ha un significato importante, soprattutto in questo periodo natalizio di grande sofferenza, ma anche di grande serenità, che dobbiamo trasmettere a tutti quanti, a tutti i cittadini, ma in maniera particolare ai ragazzi diversamente abili. Anche questo segno dimostra che Palermo è una città che vive, che sa vivere di grandi sentimenti e sa manifestarli questi sentimenti, e credo che proprio per questo Palermo sia e continui ad essere una meta scelta da tanti visitatori, da tanti turisti, una città attrattiva che vorremmo sempre più giusta, sempre più inclusiva, sempre più vicina alla gente. È il lavoro che stiamo tentando di fare, tanto in comune quanto in città metropolitana, perché si possa definitivamente affermare il volto di una Palermo che ha costruito tanto e che oggi deve raccogliere il lavoro fatto da tanti, vorrei dire da tutti, ma che necessita ancora di rifiniture e perfezionamenti.